Eccolo qua! Snaptain SP500. Ringrazio già Snaptain per avermelo mandato. Quindi eccolo qua, apriamo la scatola insieme con voi. Lo giriamo dal lato giusto e vediamo, la confezione si presenta così: due batterie, ricambio di eliche, eccolo qui. Si presenta leggero, poi lo peseremo. I bracci si apriranno, immagino, così. Facciamo uno scatto, devo dire, dà una sensazione di una certa sicurezza. Sì, ok. Eccolo qua. E qui abbiamo la telecamera. Non so se questi sono due sensori, lo verificheremo adesso. Nella confezione ci danno anche i paraeliche. Olè! Sono praticamente i caricatori delle batterie stabilizzati. 5G. Boh, vabbè, vedremo. Questo è il radiocomando, adesso lo andremo ovviamente a fare il test, a provare. Si apre così, coglie il nostro telefonino, non c'entrano tablet di grosse dimensioni, sembra di buona fattura. Ah, si carica, qui c'è la micro USB. Perfettamente, annunciato nella scatola, la scatola quindi adesso è vuota, quindi è una batteria 7,4 V, quindi una batteria a due celle, però la cosa buona è che ce ne danno due, quindi io penso dovrebbe essere una batteria che consente di intorno ai 12-14 minuti di volo, perché il drone è piuttosto leggero. Ovviamente, beh, le batterie andranno inserite qui dentro, magari dal verso giusto, eccolo qua, ok? Si caricano attraverso, vedete qui, l'alloggiamento del micro USB. L'abbiamo aperto, abbiamo fatto l'unboxing, niente, lo vedete? Si presenta in maniera piuttosto leggera, ma lo peseremo. Leviamo la plastichina qua di protezione. Si presenta molto carino, devo dire, è compatto, più o meno di una dimensione un po' più grande del Mavic Mini, un po' più grande che dello Spark, un drone di medie dimensioni, ma che si sente essere abbastanza solido. 5G, c'è scritto qua, cosa vuol dire? Boh, secondo me probabilmente va sulla frequenza 5G, ma qui in Italia ancora deve svilupparsi. Lo rimettiamo nella scatola, metto tutto in carica, le batterie, ricordo ne danno due. Dentro la scatola troviamo il drone, il radiocomando, eccolo qua. Ci danno due batterie, sono batterie a due celle, ci danno anche coprieliche, un set di cambio delle eliche, carica batterie e il carica telecomando. Ripeto di istruzioni, in italiano, eccolo qua, in italiano, che va benissimo per noi persone, come dire, che non conoscono le lingue. Leggo le istruzioni attentamente, metto tutto in carica e ci vediamo sul campo volo per provare lo Snaptain SP500. Scusate la luce, scusate il caos. Ok, amici, anche noi siamo qui, scusate, ma purtroppo sono inconvenienti del mestiere, abbiamo qua, stanno segando dei legni. Eccolo qua, prima cosa che vi devo subito dire, è sotto i 250 grammi. Notizia bomba, non me l'aspettavo. È un drone che adesso studieremo attentamente, più di quanto avessi pensato, non perché non lo meriti, ma perché ha tre cose, secondo me, assolutamente fantastiche. Pesa meno di 250 grammi, la micro SD si può mettere qui dentro, ha delle funzioni veramente particolari che non ho visto neanche in altri droni tipo il Mavic. Si può disattivare dal controller di GPS, si può disattivare e poi metterlo in Active Mode, che è molto importante per imparare a usare il drone. Ha il waypoint, ha il follow me, insomma ha tantissime funzioni. Quindi ho deciso di fare due video tutorial, quindi questa sarà la prima parte. Faremo solo le prime prove di volo, vedremo proprio i primi comandi, vedremo quindi le prove fondamentali di volo, ma poi faremo un altro video la settimana prossima dove vedremo gli strumenti più approfonditi. Accendo il radiocomando, ve lo faccio vedere brevemente, vi spiego come funziona e poi vediamo le prime prove di volo di questo drone che si preannuncia veramente una cosa veramente, ma vediamo le conclusioni alla fine però, ok? Ecco quindi il nostro radiocomando, vedete qua, si aprono queste due alette di plastica che servono per avere una presa migliore. Questo è l'alloggiamento del nostro telefonino, lo metteremo dopo, ma voglio prima farvi vedere particolarità di questo radiocomando. La prima, attraverso questo pulsante che vedete qui, di attivare e disattivare i GPS mode. Ora questo sembra un dettaglio, ma praticamente c'è solo sul Phantom o su altri droni che io non ho provato, ma questa è una funzione che trovo eccezionale perché ci consente di allenarci veramente bene, come vi ho spiegato più volte, quando impariamo a usare il drone, perché disattiva il GPS, quindi sostanzialmente ci obbliga a far volare il drone in maniera professionale. Ed è un primo dettaglio, sembra un dettaglio, ma secondo me è importantissimo. Poi hanno tutta una serie di funzioni. Questi sono i pulsanti della velocità, questo è per
attivare con un semplice tocco, si attiva la foto tenendo premuto il video, e questo è l'ente particolare. Questo è ovviamente il controllo, l'accensione. Qui ci fa vedere i comandi della velocità della fotografia. Ah, il return to home. Ovviamente, avendo il GPS, il controllo è qui, vedete, ci fa il return to home. Questo ci consente di volare senza la testa, come si dice in gergo. Cioè, vi ho spiegato un'altra volta, praticamente il drone, indipendentemente dall'allentamento della prua, risponde ai comandi che noi diamo avanti e indietro. Infine, questo è per fare il settaggio del drone la prima volta che lo accendiamo. Questo è della bussola e questo è dello stabilizzatore. Accendiamo il drone, facciamo i primi settaggi e vediamo come funziona. Però già dal controller ci sono delle funzioni particolari che non avevo trovato in altri droni. Abbiamo scaricato l'applicazione Snaptain Nova. Questa ci consentirà, diciamo, di volare utilizzando sia il joystick, gli stick insomma, che l'applicazione. La prima cosa da fare è disattivare la rete dati cellulare, la disattiviamo. Solo dopo aver acceso il drone accendiamo il radiocomando e aspettiamo che compaia il wifi del drone. Eccolo qua. A questo punto si allineeranno e solo quando sono allineati, ecco, l'applicazione funziona, devo dire, perfettamente. Vedete che sono delle funzioni avanzate. Abbiamo il posizionamento rispetto al GPS, non è stata caricata la mappa, ma sicuramente questo è un buon segnale. Poi faremo tutti i vari settaggi, c'è il stato della batteria. Faremo, ripeto, farò un altro video in cui spiegherò per bene come funzionano tutte le funzioni, anche perché ancora non ho avuto modo di poterlo vedere, quindi non posso, diciamo, aiutarvi in questo senso. Adesso giro la telecamera e faccio partire il drone appena il cane... Ah! Fantastico, va bene, facciamo partire il drone e vediamo come decolla, ok? Stanno segnando un bosco, attiviamo le eliche e facciamo decollare. Eccolo qua, mettiamolo qui vicino e vi dico già subito che alle prime impressioni il controller e gli stick rispondono veramente molto molto rapidamente, sono molto molto precisi, e questo è già una prima nota positiva di questo piccolo drone. Andiamo a farlo atterrare, vedete che comunque è piuttosto preciso, insomma, non... E anche la stabilizzazione, adesso lo metto qui davanti, sta fermo, ecco, non è che è buona la stabilizzazione. Questo piccolo drone ci darà delle sorprese. Lo facciamo ridecollare e facciamo le riprese, questa volta con la telecamera messa in maniera più corretta, probabilmente. Ecco qua. Ok, io penso che stiano segando la foresta amazzonica, comunque non è un problema. Prima prova del test dello Snaptain SB500, superata. C'è un cane che corre, il mio amico Flavio che mi prende. Quindi, prima prova, secondo me, superata. Tempo di volo intorno ai 12-13 minuti. Il vento può diventare un problema, chiaramente il motore non è un brushless ma spazzola, quindi, però è piuttosto stabile, risponde bene ai comandi. Facciamo le conclusioni finali alla prossima settimana, quando farò anche il secondo test. Non voglio, diciamo, finire qui. Chiederò a Snaptain un coupon sconto per voi, e quindi poi nella descrizione qui sotto metterò il coupon sconto la prossima settimana quando me lo daranno. Per ora vi ringrazio, vi saluto, grazie di essere iscritti al canale. Attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati. Vi ringrazio, ci vediamo la settimana prossima. Ciao da Donac, ciao!